Ok, buongiorno a tutti, siamo con Movimento 5 Stelle di Saronno, siamo qua in Piazza Libertà a fare un banchetto per dare continuità alla nostra attività sul territorio dopo le elezioni europee, perché giustamente Movimento 5 Stelle non è qua solo per prendere i voti, ma per creare un programma politico serio e cercare veramente di cambiare l'Italia. Siamo qua per due motivi differenti, il primo è quello di mostrare quelle che sono le attività che abbiamo svolto in Parlamento, ne abbiamo scelte alcune come libri scolastici gratuiti. Questa è un'attività che ha fatto all'opposizione e ha ottenuto il Movimento 5 Stelle, che è sicuramente un vantaggio per tutte le scuole, dando la facoltà che prima non avevano le scuole di poter scegliere esse stesse dei libri, anche in formato PDF, gratuiti da dare agli studenti. Questa è una possibilità che prima non c'era e che adesso esiste solo grazie al Movimento 5 Stelle e alla sua attività parlamentare. Un'altra cosa che siamo riusciti ad approvare, ad esempio lo stop agli extra per i dirigenti pubblici, anche questo è un altro taglio ottenuto al Movimento 5 Stelle. Come sapete, noi ci teniamo molto a risparmiare, ci siamo tagliati lo stipendio, cerchiamo di ridurre gli sprechi dell'amministrazione pubblica ogni volta che possiamo, lo facciamo in Parlamento e lo facciamo come attività concreta, quindi non solo come parole. Questo è per far vedere che il Movimento 5 Stelle, a differenza di come viene accusato di essere solo critica, non lo è, sta facendo e fa cose concrete. Un'altra cosa molto importante, perfettamente coerente col programma che abbiamo presentato, è stata quella di sospendere immediatamente le cartelle esattoriali per quelle piccole e medie imprese che erano creditrici da parte dello Stato, quindi quelle imprese a cui lo Stato doveva dei soldi, abbiamo fatto in modo che non pagassero più le tasse. Questa è una cosa fondamentale, perché prima di tutto l'avevamo promesso in campagna elettorale e ovviamente permette a queste imprese di continuare a fare attività sul territorio, a produrre lavoro. Insomma, le nostre attività sono, abbiamo scelte solo alcune, ce ne sono poi infinite altre che potete trovare sul nostro sito, sulle nostre pagine Facebook, che vi invito a visitare, www.saronno5stelle.it, che dimostrano come noi siamo concretamente attivi e cerchiamo sempre di portare avanti quello che è il nostro programma. Per carità, sbagliamo, nessuno vuole negare, vuole dire che siamo perfetti, però è importante dire che noi facciamo quello che abbiamo promesso in campagna elettorale, per dare continuità a quella nostra attività anche sul territorio saronnese. Per spiegare invece qual è le cose che vogliamo fare, non a livello italiano ma a livello semplicemente territoriale del nostro comune, passo la parola a Roberto. Sì, buongiorno a tutti. Allora, noi con oggi iniziamo la nostra, tra virgolette, chiamiamola campagna di informazione saronnese. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare in modo che in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno, vogliamo fare in modo di costruire il programma con i cittadini. Quindi da oggi apriremo questi gazebo dove ogni cittadino potrà segnalarci quelli che sono le problematiche su alcuni argomenti che abbiamo scelto. Gli argomenti che abbiamo scelto sono legati alla sicurezza stradale. Saronno è una città dove oramai negli ultimi periodi quasi due pedoni al giorno vengono investiti, spesso sulle strisce pedonali. E quindi l'invito è segnalare le situazioni anomale, l'esigenza di far rallentare il traffico, e per questo intendiamo non che tutta la città debba essere a zona 30, ma invitiamo a segnalarci quelle vie dove sarà necessario fare in modo che ci sia la zona 30 e quelle dove invece normalmente si potrà andare a 50 all'ora. Altro punto, dove manca l'illuminazione, no? O dove ci sono degli incroci particolarmente problematici e difficoltosi per pedoni, ciclisti, automobili. Questo è un altro dei punti dove diciamo cittadini, aiutateci a scrivere il programma, un progetto viabilistico di salvaguardia. Ma non finiamo qui, chiaramente ci sono degli altri punti che vogliamo portare avanti e fare in modo che i cittadini diano il loro contributo, e sono i punti legati al recupero di alcuni edifici come le ex scuole medie Regina Margherita, l'ex scuola media Pizzigoni, oggi Casa delle Associazioni, dove noi diciamo forse bisogna iniziare a pensare a qualcosa di nuovo
per gestire questi spazi e quindi lo vogliamo fare insieme ai cittadini. Vogliamo anche proporre i rifiuti, la tariffa puntuale sui rifiuti, per cui oggi, in mese di giugno, siamo in scadenza Tari, per cui noi vogliamo fare in modo invece che i cittadini vengano premiati per la raccolta differenziata, per cui vogliamo proporre ai cittadini delle idee per gestire la città in maniera differente. E per questo chiediamo ai cittadini la collaborazione. Da oggi per tutto, fino a tutto il 2014, saremo in piazza a raccogliere queste idee. Ecco, allora mi sembra giusto poi finire questo breve incontro con un appunto sulla questione sicurezza legata a quelle che sono le ultime vicende svolte in città che hanno creato tanto scalpore. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo intenzione di chiedere con chiarezza, no, che venga debellato lo spaccio in città. Cioè, io credo che, e noi crediamo che tutti questi episodi sono ricondotti quasi unicamente alla questione spaccio, per cui crediamo che prefettura e sindaco, carabinieri, forze dell'ordine intervengano con decisione solo su questo punto. Non è necessario imporre regolamenti, divieti per combattere lo spaccio. Lo spaccio crea poi quelle situazioni di scontro all'interno degli extracomunitari, tra le bande di extracomunitari, che si contendono il territorio e che quindi poi fanno paura ai cittadini. Perché fanno paura? Perché la città dopo una certa ora è deserta e quindi è naturale che laddove non ci sono più italiani in giro, laddove non ci sono più cittadini normali in giro, no? Ci sono gli spacciatori. Ci sono gli spacciatori che gestiscono le loro attività. Per cui questo credo che sia uno dei grossi problemi da affrontare per la città di Saronno, sia proprio quella, combattere lo spaccio. Altro punto è legato al fatto di come riuscire a fare in modo che la città non sia deserta. Esempio, siamo qua in Corso Italia, per cui in Corso Italia in questo momento, laddove ci sono i cittadini, non ci sono problemi, difficilmente si creano problemi legati a quelli che sono stati gli accoltellamenti o altri fatti, botte tra extracomunitari, regolamenti di conti, però magari avvengono in Piazza De Gasperi. Perché? Piazza De Gasperi è un deserto, è da sempre un buco nero nella città, per cui bisogna fare in modo anche che la Piazza De Gasperi torni a vivere o inizi a vivere, ecco, e che è uno dei problemi grossi che abbiamo noi a Saronno, è anche quello. C'è il centro cittadino che svolge un giro intorno a Piazza De Gasperi con Corso Italia, San Cristoforo, San Giuseppe, al centro c'è il vuoto. Allora bisogna riempire questo vuoto e non fare sì che Piazza De Gasperi rimanga una zona per lo spaccio in centro. Per cui credo che queste sono le tematiche da affrontare sulla questione sicurezza.